Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adrien e bentornati sul mio canale. Secondo pronostico di questa serata dei nazionali, purtroppo non ci sarà l'Italia. Ma il nostro dispiacere perché non ci vogliamo assolutamente perdere partite come Spagna, Croazia, scusate Spagna, Croazia, Spagna, Inghilterra, che avete già visto il pronostico. Spero. Se non l'avete visto andate a cercarlo. Francia, Germania del Nations League. All'andata finì 0-0, con mi sembra Lloris che tipo salvò di tutto. Adesso è arrivato un momento di ritorno. Col sondaggio che l'avete, in cui avete posto la vostra fiducia nei campioni del mondo, credo anche giustamente, anche se vi devo dire che non è così scontato, perché in sostanza, dal punto di vista del rating, dell'overall, è più forte solo a centrocampo la Francia, mentre è più omogenea la Germania, avendo 84, 84, 84, mentre la Francia ha 80 attacco, 80 difesa e 85 di centrocampo, avendo comunque cose come Pogba e Kanté, Matuidi e compagnia varia. Giocheremo la Donbass Arena, che dovrebbe simulare lo Stade France di domani sera, spero domani sera di caricare il video in tempo. Niente ragazzi, vediamoci la formazione. Andremo in campo con Lloris tre pali, Hernandez e Sidibé a destra, preferito a Pavard che non la portiamo neanche in panchina, Varane e Kimpembe centrali, Mbappé a destra, Lemar a sinistra, due centrocampisti centrali, Kanté e Pogba come al solito, Griezmann, specie trequartista e Giroud attaccante. Nulla vieta che possa mettere a un certo punto della partita Griezmann punta centrale, che comunque con la sua velocità farebbe veramente tanto, inserire Fekir per fargli fare il trequartista. Penso che questo sarà un cambio quasi certo che farò. Anzi, lo programmo pure per Fekir. Giroud per Fekir. E poi programmo anche. Mi sa che non programmo altro. Vedremo nel corso della partita di cosa avremo bisogno. Allora, questa Donbass Arena è stata dello Shakhtar Donetsk, come penso che voi sappiate. Tra l'altro, teatro del nostro pronostico della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid su FIFA 18. Il pronostico è andato male, dove però, per fortuna, abbiamo azzeccato il risultato. Quindi ragazzi, godiamoci tutte le animazioni del caso, l'atmosfera più o meno la stessa di FIFA 18, i colori sono gli stessi. Sfida quasi a un certo Assolutamente, punto sentita da esatto. entrambe le Siamo di squadre, giocarci a può FIFA essere 18, a parte considerata una che semplice amichevole visti abbiamo i i due scenari kit dei mondiali, ragazzi. Non e emozioni. vi Scende in dimenticate campo Sarri a di dargli gli applausi. seguire. Allora, Tutto faccio il pubblicità gratuita proprio assolutamente paese perché di fanno gli dovere, sconti che la dove metà c'è bastano. l'efficienza Di per costruire seguire su Facebook la pagina un'impresa. La Bottega delle Divise Prepariamo il terreno per 2.0 vincere e con anche tutto Francia Calcio e Store, Germania. da dove è venuta la maglia di Higuaín del Milan, le compare ragazzi, divise Pogba. ufficiali, spero adesso non buttare giù la Thomas telecamera, ragazzi, a prezzi veramente Wilson. bassi. Potremmo possiamo dimostrare l'autenticità della cosa, ragazzi, con la patch della Champions League e questo. Prezzi veramente scontati, cioè io adesso vi dico che con 46 euro spedizione inclusa ho preso una maglia che a Madrid, che ci sono stato e chi mi segue lo sa, avrei pagato a dir poco 140 euro, cioè almeno 100 euro in più. Attaccanti rapidi in rosa che Insomma, possono scatenare Fekir, azioni di Matuidi, Thauvin, passe. Mandanda, Credo che Dembélé, l'inizio sarà Zonzi, proprio Erola, ce chiuso li nelle portiamo difese in per panchina. provare poi a colpire in Didier contropiede. Deschamps, Sono d'accordo con te. l'allenatore, Hanno giocatori campione del veloci mondo. in grado di E vediamo condizionare adesso bene cosa ci l'azione in regalerà. ogni istante. Prima c'è la foto di Qual è gruppo, il chiedo suo cosa ci regalerà. Come obiettivo? formazione Germania, c'è da fare molta attenzione a Toni Kroos, ragazzi. Campione d'Europa con Real Madrid, assolutamente da non Per sottovalutare. inaugurare la Donbass Arena nell'agosto del 2009 fu organizzato un evento davvero senza badare a spese, culminato col concerto di Beyoncé. Nel primo match disputato nel nuovo stadio, valido per il campionato ucraino, i padroni di casa dello Shakhtar ebbero la meglio per 4-0 sull'Obolon. Germania Ecco che può qua contare con ragazzi, più di tedeschi, 11 Neuer, Kimmich, Kimmich, Boateng, Boateng, Hummels, Hummels, Schulz, Schulz, Gin, Ginter. Ginter.
Gross, Müller, Sané, Reus, Werner, Ter Stegen, Süle, Draxler, Goretzka, Brandt, Rudiger e Rudy in panchina. Joachim Löw, diciamo, l'allenatore più igienico del mondo, in panchina. E quindi, ragazzi, credo che si possa iniziare. Speriamo che non sia pronostico noioso come alcuni precedenti, ma che non sia neanche troppo falsato. Speriamo. Possiamo iniziare. Royce, destro subito. Lloris a rispondere. Che se poi è lo Lloris che ho trovato in Tottenham Barcellona, nonostante abbia stravinto, però uno Lloris molto in forma, magari questa volta anche una difesa più attenta, mi andrebbe molto bene. Ma che fai, Kimpembe? Queste C'è il palle pressing vanno sul portatore di palla. date via. Queste palle vanno date via. E non c'è, guardate, proprio nessuno, sono tutti marcati. Complimenti alla Germania che riesce a fare queste marcature. Io non ci sono mai riuscito. E Lancio guardate qua come piccante si va tranquillamente a intercettato. perdere palla. Palla caccia di spazio. Occhio alla botta. Occhio alla Sané, porta. Prossimi bravo! Però all'attacco. c'era fuori gioco. Arriva la segnalazione che fa il Lloris per giocatore ora ci sta non solo piacendo. Ha fatto già verso due interventi l'avversario buoni. E noi non ce spettacolare. la facciamo proprio sopra Essere la metà campo per vincente questo non è detto per la pressing. maggior Guardate parte. qua, proprio asfissiante che sta facendo la Palla Germania. finisce in out, rimessa per la Non Francia. riusciamo proprio a passare, eppure certo, Hernandez. il reparto avanzato è Lehmann. molto messo meglio rispetto al reparto Sale arretrato. Griezmann. Lo facciamo giusto adesso, forse entrare in area. Pogba! Si accentra, attenzione. Pogba! Fermato ovviamente, Colpito il ragazzi. pallone dal difensore. Già tanto che entriamo in area. Vai Occhio al cross. Mbappé, mettila dentro, rovesciata! Ha provato la botta al Di volo. Giroud! Deve essere davvero Di rovesciata imbattibile. di Giroud! Tutto ciò che Buona poteva fare proprio Giroud! combinazione. Ha impattato bene la palla. Ne Penso esce che fuori. sarebbe venuto giù Attenzione. il canale, neanche Sorgente lo stadio, imprecisa. se questa palla fosse entrata. Lo diciamo, spero che questo tiro ci dia autostima Ha perso il pallone. per provare a fare Pogba. meglio più avanti con Pogba E c'è la conclusione. che Tiro trova Boateng. respinto. Occhio al cross per Müller. Müller di Nessun testa. problema per Lloris. Lloris. Che rotola via. Attenzione a Supera Werner che l'avversario. entra in area. Occhio Ancora aperto. Werner. Sané. Bravo a metterci Buona una battuta del pezza. Per difensore. Si modo ripartirà di dire, con si Gol. dice. Calcio Qui è il turno d'angolo. corto. Bravo Lloris Lemar a sta levare palla a sconfiggendo la Royce. Adesso corrente. te la devi gestire bene. E vedo già Royce che ti sta correndo alle calcagna. Buona Pogba. triangolazione per Giroud. Ancora Lemar. Lehmann. Entra in area. Contropiede fulmineo. Palla dentro e non c'è Efficace Jerome Boateng. nessuno a parte maglie bianche. Griezmann. C'è la Però conclusione di c'è! Pogba. Sicuro? Per Non modo di dubbi. dire, Sventa il pericolo. Griezmann che fa anche un tiro per la posizione in cui era messo, molto ottimo, però la palla Giroud. non va a buon fine. Ancora la palla per i Petit Diable, che ha la sua maglia Sale su. Griezmann. Si Sidibé. dibe, Pappé, Pogba. Pogba, Lehmann. Lemar. Rigore! Calcio di rigore Calcio per di la rigore. Francia. Fallo di Kimmich. Aspettiamo, ragazzi, prima di dire Ha interrotto l'azione di avversaria con questo intervento che verrà esultare. giudicato dunque irregolare. Va Giusto l'intervento. Griezmann! Rigore. Spiazza! Spiazza Manuel Neuer! Antoine Griezmann! 1-0 per la Francia. Rigore che io non Grande me ne ero neanche accorto prudenza del fallo, sinceramente, devo nella essere super onesto, trasformazione non mi agli ero accorto del avvicinamenti. fallo. Nessuna esitazione, nessun Ho detto, la nervosismo. tiro di là, Avanti, perché sotto solo di rigori li avanti. tiro sempre Rimettiti alla davanti mia alla destra. rete. Ho detto, no, stavolta fammi ragionare, fammi tirare a sinistra. E ho avuto un'ottima idea, perché a destra sicuramente saremmo stati a parare un calcio d'angolo, cioè a provare a fare gol su un calcio d'angolo, forse. È il minuto giusto per Sicuramente passare in quello tempo, andiamo dell'avversario subito francese. a buttarci in difesa. Quinta. Perché ragazzi, non vorrei subito rischiare di Jerome subire il Boateng. pareggio in tempi molto Boateng stretti. è danni ormai. Ci sono metri a disposizione per Mbappé, ma anche Schulz è l'impegno. veloce, quindi Mbappé preferisce arretrare. Continuano a girare Giroud. palla cercando il momento giusto. Botta! Bravo Giroud. Neuer. Adesso si è svegliata la Palla Francia. in out. Calcio d'angolo Retroguardia della per Germania la regge, però non c'è assolutamente da Francia. Occhio al pallone mollare, dove dentro. c'è Varane di Varane. testa. Altro Intervento calcio d'angolo. providenziale del difensore. Almeno Ha evitato un gol fatto. Difesa abbiamo la sotto luta pressione difensiva fisica. per Ha fallito evitare Pogba nella sua contropiedi. ricerca Meno del male c'è il rinvio rinvio del dal fondo. calcio. È Meglio il come rinvio dal fosse fondo con una questo. parata Potevano di allungarsi di Neuer. più i gol. Tra loro C'è Giroud Giacchini, che fa Leo e pressing, però si resta come prima. siamo molto per ora coperti dietro. Romperazione. Quarto uomo.
dopo esibisce la lavagna. 3 minuti di recupero. Giroud. Palla per Giroud che passa. Non passa. Passa uno, ma il secondo no, ragazzi. Non riesco a FIFA 19. È praticamente impossibile fare degli inserimenti. Cioè, o proprio è un contropiede che FIFA ti concede, o veramente vedere l'inserimento dalla palla profonda. Di solito 9 volte su 10 il difensore recupera. 5 tiri in porta, 2 neanche a parlarne. Vantaggio strameritato. Non ho in mente però di fare cambi, anche perché vedo che comunque tutti hanno giocato bene. Forse Kanté è stato un po' in ombra, però primo pallone della ripresa, non voglio rischiarlo così presto. Quindi andiamo via a questo secondo tempo. Speriamo che ciò che abbiamo costruito continui. Roy, se vede Werner, traversa, c'era fuori gioco. C'è già due occasioni carissime per la Germania. Per fortuna ha fatto seria difesa in entrambe le situazioni. C'è fallo di Griezmann, calcio di punizione per la Francia, che la Germania, che adesso sicuramente spingerà. E noi ci fidiamo a un contropiede che non so neanche come si metta. Bella questa palla per Lemar. Botta sicura fuori. Perché calcio non di sinistro? È un bug, non so cosa veramente. Perché calcio di sinistro? Lemar è destro tutta la vita. Avrebbe potuto mettere la partita in una posizione molto più comoda. Cioè, non è che se questo dovesse essere stato un gol del pareggio, ragazzi, mi sei veramente innervosito senza finire. Però siamo già 1-0, quindi la cosa non mi fa nervosire più di tanto. Però, ragazzi, non capisco perché quando arrivi lì c'è un inserimento che è andato bene, tu debba sempre avere il giocatore che tira col piede sbagliato, che spesso non è neanche il suo. Ancora Griezmann. Griezmann da Mbappé. Griezmann! Cosa ha preso Neuer? Veramente, complimenti a noi. Questa volta devo fare complimenti a noi, anche perché ci ha già abituati a parate del genere. Mbappé. Pogba da fuori. C'è deviazione, c'è calcio d'angolo. Per la Francia credo che si possa... non ancora fare il fatidico cambio. Ma io, come batte male il corner di Griezmann, ragazzi? Come li batterà male? Guarda qua Mbappé, che cosa va a recuperare. E riesce anche a cambiare direzione. Torna Werner, guardate qua. Siamo in ultra difensiva e ci tocca prendere contropiedi così in uno contro due. Sané, levala di lì, Sidibé. Ancora la palla ritorna a Sané, non so con quale miracolo. Mbappé, spazza. No, non spazza Mbappé. Spazza sulle teste altrui. E ancora sbagliare passaggi Griezmann. Credo sia stato lui. Tacco. Dalla via, dalla Mbappé, dalla Pogba. Bravo, Mbappé. Adesso facciamo il cambio. Entra Frechim, mandiamo Griezmann punta. Lloris dentro, esci Lloris. Ottimo, non abbiamo ancora fatto il cambio perché il gioco non si è fermato nel frattempo. Cercare il cross. Ci saranno 2 minuti di recupero. Funziona con più testa, gol della Germania. Lo sapevo, 90esimo. Non mi ha fatto fare il cambio. Gol di Müller, 1-1 della... 980.000 occasioni sprecate, ragazzi. Sapevo che tanto prima o poi l'avrei preso. E non mi fa fare, quando fa un inserimento buono Griezmann, non mi fa concludere l'azione, ragazzi. Non mi lamento assolutamente del risultato. È finita 0-0 l'andata. Può finire 1-1 al ritorno. Gol al 90esimo esistono. Perché esistono. Però, ragazzi, non capisco il senso. Se tira 4 in porta per la Francia. Ed è sempre quello il problema. Non serve che tu faccia più tiri in porta, perché tanto la partita tu non la vinci. Detto questo, ragazzi, vi lascio. Fatemi anche scrivervi, come al solito, purtroppo, 2 pareggi e 2 pronostici, io non posso farci niente, e il massimo che posso fare è questo. Poi è meglio così che vincere 3-4-0 e mandare pronostici in assurdo. Come ho detto, 1-1 è il risultato che ci sta benissimo, dato che era andata finita 0-0. Lasciate like, iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante, e ci vediamo alla prossima.
con una carriera o non lo so. Beh, ciao a tutti. Grazie della visione e come sempre state connessi.